E niente, mi scappano le frecce e non riesco neanche a arrivare all'ancoraggio e le frecce mi scappano. Ma guarda, non so più cosa devo fare, non so più cosa devo fare, tirare con Pau, con l'Olimpico, e non c'è niente da fare, arrivo neanche all'ancoraggio e le frecce mi scappano. Parto, già faccio fatica a partire perché mi devo concentrare bene, e poi quando arrivo all'ancoraggio le frecce mi scappano. Oppure raggiungo l'ancoraggio ma non riesco, ma non sono in mira, non riesco a mirare, devo partire con la mira, arrivo e le frecce mi scappano, mi si aprono proprio le dita, non riesco, cosa devo fare? Cosa devo fare? È una situazione. Eppure prima di partire so benissimo che devo stare in ancoraggio, che devo stare, devo fare l'azione, ma appena arrivo le frecce scappano, non mi sono ancora messo in linea. È frustrante perché so cosa devo fare. Quando parto so benissimo che devo fermarmi, devo stare in mira, o comunque devo affinare, come dico sempre, l'equilibrio dinamico e la spinta e trazione sul piano verticale e tutto questo, ma quando già qua lo lascerei andare, ma quando arrivo qua metto la punta sul giallo, la freccia parte e la rosata è larghissima. Cosa posso fare? Come mi devo allenare per poter ovviare a questo inconveniente? Perché veramente è un inconveniente che mi... Ahimè. Non è raro, anzi, tantissimi archi nudi, ma non solo archi nudi, ma anche archi tradizionali hanno questo tipo di problema. Effettivamente questo problema è causato da due cause principali. Una è dovuta allo stress causato da questo tipo di tiro, e sappiamo benissimo che la nostra mente in caso di stress vuole eliminare l'inconveniente, quindi accorciare i tempi dello stress il più possibile. Quindi se io sono sotto stress so benissimo che lo stress finisce immediatamente quando ho aperto le dita. Ecco perché le dita si aprono immediatamente. Una seconda causa, ahimè però molto più grave della prima, è quella di avere un condizionamento. Quindi un condizionamento che genera dalla causa un effetto, e questo effetto è molto subconscio. Quindi appena porto lo sguardo sul giallo, appena collimo, appena metto la freccia sul giallo, ecco che le dita si aprono, anche se non sono sotto stress, ma è un effetto condizionato. Quindi è un condizionamento classico. Guardate su internet alla voce condizionamento classico e vedete che è un effetto molto facile da ottenere per il cervello umano e per quasi tutti gli esseri viventi. Benissimo, come ne usciamo? Come ne usciamo? Ne usciamo, come dico sempre io, ne usciamo solamente con il sorriso. Perché dobbiamo uscire con il sorriso? Ne usciamo col sorriso perché ci deve piacere quello che stiamo facendo. Dobbiamo entrare in una condizione nella quale quello che stiamo facendo ci genererà serotonina o dopamina. Quindi, quando siamo in ancoraggio, e questo è il momento più bello del tiro, sentire il proprio corpo che si rilassa le parti giuste ed effettua il tiro. Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare sul fatto che dall'ancoraggio al rilascio
è il momento più bello del tiro. Come quando andiamo in bicicletta, il momento più bello è la salita, è la fatica. Ahimè, è così, se no non siete, non siete mai stati ciclisti, oppure quando andiamo a correre. Quando andiamo a correre il momento più bello è quando stiamo facendo fatica. È per quello che andiamo a correre, per fare fatica. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Il momento più bello è quando si genera il tiro. Il tiro si genera, avviene dall'ancoraggio al rilascio. È il momento più bello. Quindi come lo dobbiamo allenare? Lo dobbiamo allenare da qui in avanti. Sentire i muscoli dorsali, sentire la spinta, sentire la pressione sulla grip, le dita che si rilassano, la freccia che parte. Questo genera consapevolezza, genera entusiasmo e ci fa fare dei bei tiri. Poi piano piano metteremo la visuale di gara. Io vi consiglio di partire non sul paglione nudo, ma su una visuale da 122 posta a 15 metri e poi a 20 metri e poi a 25 metri. Non superate i 25 metri sulla visuale da 122. Non tirate sul paglione nudo. Tirate su una visuale da 122 centimetri, perché il nostro cervello deve comunque interpretare quello che sta vedendo. Poi utilizzate tutti i sistemi e le strategie di mira che abbiamo già visto, rivisto 100 volte, ma quello che vi farà guarire da questo problema è entrare in una condizione di piacere dall'ancoraggio al rilascio. Quindi posizioniamo il nostro bersaglio a 15, 20 e 25 metri, grande, il più grande che avete è quello con cui si tira, gli olimpici tirano a 70 metri o gli archi nudi a 50 metri, e fate la vostra bella azione di tiro, andate in ancoraggio e pensate al vostro corpo a quanto, quasi fosse un esercizio isostatico, ok? Ma pensate alla bellezza della contrapposizione, alla bellezza dell'allineamento, alla bellezza del rilascio, a quanto ci piace sentir partire la freccia. Rimaniamo in mira nel follow through e piano piano il nostro entusiasmo salirà di grado, perché piano piano il nostro corpo capirà dov'è il vero piacere del tiro. Provate, è senz'altro l'occasione migliore. Ricordatevi che non dovete stare in ancoraggio per più di 2-3 secondi, non occorre stare mille secondi in mira, ma dovete sorridere e deve piacere il momento dall'ancoraggio al rilascio. Sento i contatti, sento i dorsali, sento la mano rilassata, sento le dita che si stanno per rilassare, la freccia che parte, lo sguardo al bersaglio, scendo e ripeto. Un mese siete guariti. Dai, scrivete nei commenti se qualcosa non vi torna o avete bisogno di qualche delucidazione. Ok? Ciao!